Se l'universo non fosse che un susseguirsi quadridimensionale di eventi irripetibili, tra loro accomunati solo dal fatto d'esser in qualche misura accaduti, i nostri piccoli cervelletti spugnosi, di certo non aiutati dalle loro limitate capacità d'astrazione e calcolo, non avrebbero modo di prevederne lo srotolarsi nel tempo. Un siffatto universo, rumoroso groviglio di fuochi d'artificio, non concederebbe noi il privilegio di intuire regolarità, connessioni, ripetizioni. In poche parole, ci impedirebbe di formulare delle leggi fisiche. Tutto ciò che noi sappiamo dire sul mondo, in ultima analisi, non è che l'espressione formale di una proporzione emergente, che accomuna armoniosamente gruppi di eventi distinti. È ciò che questi hanno in comune a fornirci un grimaldello conoscitivo sufficientemente raffinato da scardinare i segreti del cosmo. E quando osiamo tradurre le regolarità sapientemente osservate in sistemi di leggi generali, i solidi portali lignei che celano alla vista tali segreti cadono, come franti da rigidi arieti d'avorio. Quando ci avventuriamo lungo l'aspro sentiero della fisica teorica, insomma, portiamo in saccoccia nulla più che una manciata di fogli di carta, qualche penna ben carica, un buon panino con la mortadella ed un bel pugno di speranza di imbatterci in delle simmetrie, che fungono da fari nella più feroce delle tempeste epistemologiche. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Salve a tutti, crononauti, e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide, ed oggi sono qui per portarvi il primo episodio di una trilogia sulle simmetrie, che ho scritto e girato con l'intento dichiarato di darvi un'idea del ruolo che queste giocano nella moderna fisica teorica e del perché abbiano gradualmente assunto un posto d'eccezione, quasi da protagoniste, nella formulazione dei modelli matematici con cui cerchiamo di descrivere la natura. Per seguire questa miniserie non avete bisogno di alcun prerequisito matematico. Certo, avere anche solo una vaga idea di quello che facciamo in fisica delle particelle può arricchire la vostra prospettiva sugli argomenti di cui vi parlerò, ma non è fondamentale per comprenderli. Dunque, bando alle ciance. Si comincia. Partiamo da una semplice definizione. Dato un certo oggetto, si dice simmetria di quell'oggetto una generica trasformazione che ne lascia inalterate alcune proprietà. Banalmente, possiamo prendere un triangolo equilatero e ruotarlo di 120 o 240 gradi rispetto al suo centro, ottenendo esattamente la figura di partenza. In parole povere, diciamo che un oggetto è simmetrico rispetto a una particolare trasformazione se mettendo una di fianco all'altra due copie di tale oggetto ed applicando solo ad una di queste la suddetta trasformazione, non abbiamo modo di distinguere la copia che l'ha subita da quella che non l'ha subita. Passeggiando in un bosco autunnale, osservando le annoiate regolarità di una pagina di carta stampata, analizzando al microscopio alcuni fiocchi di neve che ancora conservano la loro identità geometrica, facendo roteare una piccola e plasticosa pallina da ping pong, osservando la straordinaria somiglianza tra le nostre mani, pare quasi che il mondo sia costantemente intento a gettarci addosso immagini simmetriche. Eppure sembra esserci dell'altro. Il nostro intuito ci suggerisce che non è sufficiente distinguere gli oggetti in simmetrici ed asimmetrici rispetto ad una certa trasformazione, ma che è necessario tradurre in simboli rigorosamente definiti ed inequivocabilmente chiari la vaga nozione di più o meno simmetrico, che travolge la nostra percezione quando, per esempio, confrontiamo un triangolo
ed un quadrato. Il quadrato appare più simmetrico del triangolo per una ragione molto specifica. Perché le rotazioni che lasciano invariato il triangolo sono tre. Mentre le rotazioni che lasciano invariato il quadrato sono quattro. Questo processo può proseguire all'infinito. Esistono cinque rotazioni che lasciano invariato un pentagono, sei che lasciano invariato un esagono, dieci che lasciano invariato un decagono e addirittura infinite che lasciano invariato un cerchio, che tornerà in se stesso indipendentemente dall'angolo di rotazione selezionato. D'altra parte, un poligono irregolare, completamente irregolare, non gode di alcuna simmetria rotazionale. Esistono quindi oggetti con più o meno simmetrie. Addirittura esistono oggetti con zero o infinite simmetrie. Come possiamo trattare la questione in modo più rigoroso? Come possiamo classificare, analizzare e studiare nel dettaglio le proprietà delle simmetrie degli oggetti? Badate bene, ci sono tante simmetrie, mica solo quella rotazionale. Come possiamo essere certi di contare tutte le simmetrie di una figura, senza trascurarne nemmeno una? Beh, per fortuna esiste una meravigliosa branca della matematica che si occupa proprio di questi problemi. La teoria dei gruppi. L'insieme delle trasformazioni rispetto a cui un dato corpo è simmetrico può essere rappresentato in termini matematici sfruttando la nozione di gruppo. La teoria dei gruppi ci insegna a studiare e classificare queste strutture algebriche e di riflesso le simmetrie degli oggetti e delle teorie fisiche. Sebbene il concetto di gruppo echeggiasse già nei lavori di personaggi come Lagrange e Ruffini, il primo ad utilizzare questo termine fu il francese Galois, uno dei protagonisti più interessanti e tragici della storia della matematica. Enfant prodige, Galois, quasi ventenne, ebbe modo di formulare un criterio generale per determinare se un'equazione fosse risolvibile o meno con le quattro operazioni fondamentali, accompagnate dall'elevamento a potenza e dall'estrazione di radici quadrate. Tanto fu possente il pensiero matematico del giovane Galois, quanto poco fu conciliante il suo spigoloso carattere. Adolescente, fu sbattuto in gattabuia per aver, a testimonianza delle sue profonde convinzioni repubblicane, brindato al re con un coltello in mano. Sebbene i suoi amici, con grande solerzia, furono in grado di farlo scarcerare depositando delle testimonianze a suo favore, Galois non ebbe modo di compiere il 21° anno di età. Cadde infatti morto durante un duello d'onore, ammazzato dal proiettile di un gentiluomo parigino, fidanzato di Stéphanie, di cui il matematico era follemente innamorato. La notte precedente al duello, che si tenne il 30 maggio 1832, il giovane sistemò montagne d'appunti caotici e sparsi, gettando così i semi da cui germogliarono numerose fette dell'algebra astratta contemporanea. Tra queste, la nostra cara teoria dei gruppi. Come schiocchi di frusta, le ultime parole di Galois al fratello Alfred, sul letto di morte, sono in grado di scuoterci nel profondo, perché ne testimoniano la sostanziale e genuina inumanità. Non piangere. Ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a 20 anni. Il ruolo cruciale giocato dai gruppi in ambito geometrico emerse a partire dal 1872, grazie ai pionieristici lavori di Felix Klein. Tra i gruppi distinguiamo i cosiddetti gruppi discreti, studiati da Klein, Lie, Poincaré e molti altri, ed utili ad indagare le trasformazioni discontinue, come le riflessioni, e di gruppi continui, o gruppi di Lie, necessari per studiare trasformazioni come le rotazioni,
che dipendono da un angolo che può assumere valori arbitrariamente piccoli e di fondamentale importanza in fisica teorica. Non esagero nel dire che il cuore della fisica delle particelle, e non solo, consiste proprio nel tentativo di individuare un gruppo di Lie in grado di incorporare e descrivere tutte le simmetrie del nostro universo. Tipicamente, tale gruppo sarà molto grande ed estremamente non banale. Ma non temete, di gruppi di dimensioni notevoli ce ne sono parecchi. Pensate solamente al cosiddetto gruppo mostruoso, nomen omen, che contiene una cosa come 10 alla 54 elementi. E come se non bastasse, il gruppo mostruoso figura tra le classi elencate nell'enunciato dell'enorme teorema sulla classificazione dei gruppi finiti semisemplici, alla cui dimostrazione hanno contribuito più di 100 matematici per un totale di circa 15.000 pagine di fittissime formule di magia nera. La lagrangiana del modello standard, a confronto, è quasi una barzelletta. Cerchiamo ora di essere un pochino più rigorosi. Che ne dite? Un gruppo non è altro che l'insieme delle trasformazioni che possiamo applicare ad un certo oggetto matematico, tale che siano soddisfatte alcune proprietà fondamentali. 1. Date due trasformazioni nel gruppo, dobbiamo poterle combinare per produrre una terza trasformazione, a sua volta contenuta nel gruppo. Tale combinazione deve soddisfare la proprietà associativa. 2. La trasformazione banale, che corrisponde al non far nulla, deve far parte del gruppo. 3. Per ogni suo elemento, il gruppo deve anche contenere un elemento inverso, che corrisponde alla trasformazione contraria. Un gruppo si dice abeliano, da Abel, se tutte le sue trasformazioni commutano, ovvero se non conta l'ordine con cui le applichiamo all'oggetto matematico con cui stiamo lavorando, e non abeliano se non commutano, ovvero se l'ordine ha una certa importanza. Ma io ho imparato che i fattori nelle moltiplicazioni si possono sempre scambiare, no? Commutano, è la proprietà commutativa. Sì, ma qui le cose si fanno un pochino più complicate. Certo, le rotazioni di un triangolo nel piano, per esempio, commutano. Non importa l'ordine con cui le eseguiamo. Ma intorno a noi è pieno di fenomeni che non commutano. Immaginate di essere nel parcheggio dello stadio, pronti ad accendere la macchina per andarvi a bere una bella birra fresca post partita in quel bar super kitsch a tema motociclisti e rock and roll. Se tutto nell'universo commutasse, potremmo tranquillamente eseguire tutte le sterzate necessarie ad arrivare al bar nel parcheggio e poi andare semplicemente dritti. Questo è evidentemente assurdo, perché andare dritti e poi girare, o girare e poi andare dritti, sono due cose completamente diverse. E poiché andare dritti è niente più che una traslazione della macchina, e girare è niente più che una rotazione della macchina, noi stiamo parlando proprio di quel tipo di trasformazioni descritte dai gruppi. E nel dettaglio, da gruppi non abeliani, ovvero da gruppi che non commutano. Andare dritti e poi girare, o girare e poi andare dritti, sono operazioni diverse, sebbene composte dalle stesse operazioni elementari, ovvero l'andare dritto e il girare. So che questo video può risultare un po' frustrante per chi desiderava capire qualcosa sul modo in cui trattiamo le simmetrie in fisica teorica, ma non temete, oggi abbiamo gettato delle basi solide su cui edificare gli altri due, più soddisfacenti, episodi della trilogia, che spero vivamente non ripercorra le orme di Matrix. Vi lascio, come sempre, un sacco di materiale d'approfondimento in descrizione. Se avete apprezzato questo contenuto e desiderate darmi una mano a far crescere questo piccolo progetto culturale su YouTube, condividetelo attraverso i vostri canali social. Credetemi, fa un gran bene al video. Da Spazi Attorcigliati è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui
Se non l'avete ancora fatto, vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere gli altri due episodi della trilogia sulle simmetrie e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!